Ciao ragazzi, io sono Red e sono qui oggi per parlarvi di customizzazione per le nostre repliche da Softair. In particolare parlerò dell'MC1 e delle sue due o tre aggiunte, ovvero il primo livello di customizzazione che noi come negozio offriamo e consigliamo molto, molto, molto caldamente a tutti voi che avete appena preso il vostro fucile e lo volete migliorare. Prima di partire però, sigla! Mi sto perdendo il grosso fortissimo, fortuna che non l'ho fatto sto peto. Prima di parlare nello specifico di che cosa va a modificare la modifica customizzazione per fucile MC1, vi parlo brevemente del perché può essere opportuno, a che cosa serve andare a customizzare la vostra replica internamente. Come ben sapete, il Softair è uno sport in cui non è solamente importante l'abilità dell'operatore, ma anche la prestazione, la funzionalità, l'efficienza della replica che l'operatore utilizza. Ecco perché ci facciamo un sacco di pipponi mentali su quanto prendo lungo il fucile, quanto deve essere capiente il caricatore, che paramano ci devo mettere, che calcio è migliore, questo e quest'altro. Tutte queste cose sono semplicemente però per il lato esterno, quello che effettivamente possiamo controllare bene o male noi, perché un'impugnatura di un determinato tipo ci aiuta, come ci aiuta avere una mimetica comoda o come, soprattutto e più importante, ci aiuta avere zucca e tecnica ed esperienza. Ci sono però delle cose che ci aiutano a performare meglio in gioco che non dipendono da questa cosa qui, ma dipendono bensì dalla capacità della nostra replica di sparare più lontano, essere più reattiva, avere un ROF alto, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco perché nascono le customizzazioni, ovvero delle modifiche che possono essere andate ad apportare al prodotto stock, quindi al nostro fucile appena comprato, che ci permette di sfruttare ancora di più le sue qualità, anzi potenziarle. Infatti normalmente con le modifiche sono tre i settori che si vanno a modificare e migliorare. Il primo è la reattività, quindi quanto tempo intercorre da quando noi andiamo a premere il grilletto e il pallino esce. Un altro è la precisione, quanto il fucile è preciso e quanta distanza può percorrere il nostro colpo prima che questo vada a perdersi nello spazio, la stratosfera, e infine il ROF, che è pseudo legato alla reattività ma l'ho deciso di mettere a parte, ovvero quanti pallini al secondo fa il nostro fucile, perché come sappiamo tutti quanti, fucili che frullano, che rafficano molto velocemente sono tendenzialmente preferibili a fucili lenti. Questo perché soprattutto in ambito boschivo avere 30 pallini al secondo fa la stracazzo di differenza, soprattutto quando dovete lavare uno che è dietro un cespuglio e che normalmente i pallini non riescono a passare. È utile anche in urbano questa cosa, ovviamente, avere ROF alti, intendo, nel senso che poi è possibile ovviamente fare un po' di spray and pray, ovvero sparare e sperare di colpire, e torna utile anche in tante altre cose in cui non entrerò nell'effettivo. Capito a cosa serve quindi customizzare i fucili, partiamo col parlare della nostra prima modifica, che per l'appunto, come stavo dicendo, si chiama MC1 e vi permetterà di andare a utilizzare batterie 11 e 1 sul vostro fucile. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, se non avete visto il video ve lo lascio linkato e apparirà in schedina qua sopra. Perché è meglio avere una 11-1 sul fucile rispetto che una 7-4? Molto semplicemente perché è una batteria più potente, ha più volt. Detta i soldoni. Se voi infatti prendete una 11-1 e la mettete su un fucile che normalmente usa le 7-4, vi sembrerà che il fucile vada molto meglio. Peccato che si spacchi internamente, perché, ripeto, è come mettere una palla da biliardo all'interno dell'ano. Non è detto che non ci entri. Scherzi a parte, ovviamente va a danneggiare il vostro fucile. Ecco perché arriva Monopoly Softair a salvarvi in corner. Ovvero, semplicemente, la MC1 è il primo livello di modifica che fa sì che il vostro fucile sia più reattivo, più affidabile e che soprattutto possa utilizzare batterie 11 e 1. Questo quindi permette al fucile in generale non solo di sparare più velocemente ma anche di essere più reattivo e più affidabile. Una cosa anche molto importante quando si parla di customizzazione è sapere a chi affidarsi, avere persone che hanno esperienza. Con questo voglio dire che ovviamente non tutti i fucili sono uguali, ovviamente fare un custom su una K è molto diverso rispetto che fare un custom su un M4 standard. Ecco perché noi che facciamo custom da un tot di tempo, abbiamo soprattutto affinato la tecnica, sappiamo cosa mettere, quali componenti cambiare a seconda del tipo di fucile. Banalmente, io ho avuto un SAV09 della Specna che ho customizzato fino ad MC3 e quello necessitava un determinato tipo di custom. Poi ho preso la CR Masada e quello necessitava tutto un altro tipo di custom, tutto un altro tipo di componenti. C'è gente che entra col PKM e vuole un MC3 su quello e anche lì bisogna optare, fare delle modifiche diverse perché ogni fucile è diverso. Un bellissimo messaggio di inclusività.
Quindi potete anche, diciamo, stare tranquilli che la modifica che viene fatta non è semplicemente prendere uno standard di quei componenti lì e vengono sbattuti dentro il vostro fucile. Si guarda il gearbox, si guardano gli ingranaggi, si guarda la tiropa, eccetera, eccetera, eccetera. In descrizione ovviamente trovate il link dell'AMC1 se volete andarvi a vedere esattamente cosa andiamo a modificare. Noi adesso parliamo di un paio di aggiunte che si possono fare all'MC1 che vi potrebbero interessare. I due optional che si possono accompagnare all'MC1 per un piccolo costo aggiuntivo sono: uno, il montaggio di una centralina MOSFET, ogni tanto necessario soprattutto su certi modelli che dopo la modifica fanno il doppio colpo per andare a regolarizzare il ciclo del motore, e il resto, e un'altra sono le boccole speciali. In uno, che è il MOSFET, per l'appunto andiamo a montare questa piccola centralina che va a regolarizzare il ciclo di funzionamento dell'arma, l'elettronica, lo sparo, e soprattutto aiuta molto nel colpo singolo, quindi se giocate spesso in colpo singolo io vi consiglio di montarlo. Io per esempio l'ho fatto perché adoro il singolo, preferisco tendenzialmente sparare in singolo che in raffica, e quindi ho detto ok, io ci voglio il MOSFET. Tra l'altro, spoiler, vi aiuta anche ad evitare che si sgrani, si rompino delle cose, perché proprio va a bloccare, va a attivare l'active brake del motore, quindi lo stoppa sul momento. È una cosa molto buona avercelo. L'altra invece sono appunto le boccole di alta qualità. Anche queste possono essere essenziali in determinate situazioni, evitano che il fucile sboccoli, evitano che ci siano appunto dei problemi con gli ingranaggi, quindi è un accessorio più costoso, anche perché poi bisogna andare a rispesso il fucile, quindi lo abbiamo incluso per l'appunto, per avere proprio qualcosa che funzioni al 100% in maniera deliziosa. Questa in sostanza è la visione generale dell'MC1. Visto però che non pretendo che mi chiediate, visto che non pretendo che mi crediate sulla parola, adesso andremo a testare prima il mio fucile senza l'MC1, cioè è lo stesso mio fucile in realtà, però di un altro ragazzo che gioca in squadra con me che non ci ha ancora fatto l'MC1, e poi il mio fucile invece che è fresco di MC1, in modo tale che possiate vedere nell'effettivo la differenza sostanziale tra i due. Quindi andiamo in prova di tiro. Qui in mano ho un PDV UFC Avalon, ovviamente uguale al mio, solo che questa è la versione completamente nera, come potete vedere, che è stato accessoriato in maniera un po' particolare, ma visto che è un compagno di squadra non infierirò ulteriormente. Non è stato ancora modificato, quindi è un fucile stock, non gli abbiamo cambiato niente. Vi faccio vedere come spara, in modo tale che poi quando proverò il mio invece, che ha un MC1 completa, possiate vedere le differenze sostanziali. Useremo quel canchero lì che non mi ricordo mai come si chiama, quindi faremo sia test crono che rof, perché voi possiate capire le differenze sostanziali nelle prestazioni. Andiamo a connettere la linea allo studio, perfetto. Vi faccio sentire come spara e poi prendiamo colpo singolo, e questa invece è la raffica. Fuoco alle polveri. Ok, spariamo in colpo singolo. Allora, fucile in colpo singolo spara 0.94 joule. 0.94 joule. Questi altri dati, adesso che spariamo in singolo, non ci interessano più di tanto. Ovviamente il peso dei pallini è 0.20, perché stiamo usando quelli. Proviamo adesso la raffica. Il fucile rimane sempre a 0.94, fa 12.5 pallini al secondo, 96.7 metri al secondo, e 27 sono i colpi sparati totali. È un buon risultato, per così dire. Bene, abbiamo qui il mio PDV UFC Avalon, stupendo, delizioso, incredibilmente ben realizzato. Ci andiamo a mettere dentro sempre il nostro caricatore con degli 0.20 e andiamo ad attaccarci batteria. A questo giro, con la linea sempre, mettiamola 11.1, perché c'è stata fatta l'MC1 sopra con anche la centralina MOSFET, quindi sono veramente curioso di vedere che differenza ci sarà, anche se in realtà io la conosco già. Come sempre vi sparo un colpo in singolo, una raffica, in modo tale che possiate sentirlo senza il crono, e poi dopo vi faccio vedere i risultati sul crono. Così è il singolo e così è la raffica. Passiamo al crono. Sempre col colpo singolo, vediamo come performa. 0.94. Vai con la raffica. Allora, il fucile spara un joule, che in realtà è un errore perché deve aver colpito probabilmente qua dentro mentre sparavo la raffica, in quanto le altre volte mi dava sempre 0.98-0.99. Siamo sempre con gli 0.20 come vi stavo dicendo. 24.1 pallini al secondo, nice, tenendo conto che solo l'MC1, quindi poi lo si può portare su ancora di più, e ho sparato 94 pallini per fare il test, che anche questo è un buon numero di pallini, diciamo, su cui basare questi dati.
come avete potuto vedere, le differenze dal fucile prima e dopo MC1 sono abissali. Soprattutto una cosa da tenere bene a mente è che se prendete un fucile già molto buono di base, come è il mio VFC PDV dell'Avalon, poi andare a migliorare le capacità è molto semplice e anche poco dispendioso, visto che l'MC1 comunque prende i componenti già esistenti nel fucile e li va appunto a migliorare. Direi che una cifra così esosa come quella dell'MC1 per avere 24 palline al secondo è interessante, ve la metterei giù in questi termini. Vi ricordo che trovate prezzi, particolarità dell'MC1, tutti i componenti che vanno ad essere modificati in descrizione, trovate il link, vi basta cliccarci sopra e vi porto sul sito del Monopoly Software Shop per l'appunto. Come avete visto, modificare il fucile è una gran figata, anche in singolo il fucile spara nettamente più velocemente, potete anche colpire e mandare i colpi uno dietro l'altro e quindi fare il double tap e tutte delle altre cose che per me personalmente sono ormai diventate essenziali. Detto ciò, piccolo disclaimer, non è essenziale modificare il fucile, potete giocare benissimo senza un fucile modificato. Chiaro è che, per il ragionamento fatto all'inizio, è comunque importante e utile, se avete un po' di soldi, andare a migliorare l'hardware e gli interni del vostro fucile. Qui da Red è tutto, vi ringrazio di essere stati qui con me in questo incredibile sabato, spero che vi siate divertiti, spero di avervi strappato una risata, se così fosse vi invito a lasciare un like e lasciare anche un commento, cliccare like e lasciare un commento. Benvenuti. Qui da Red è effettivamente tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay hungry!